Bene, lascerei la parola a Susanna. Buonasera. Dunque, sul tavolo della giustizia digitale siamo partiti dalla domanda provocatoria se la giustizia digitale è solo un sogno o una legittima ambizione, e partendo da ciò abbiamo posto l'accento proprio sul progetto più rappresentativo a livello di government che abbiamo oggi nell'ambito della pubblica amministrazione, che è proprio il processo civile telematico. Da queste considerazioni siamo giunti alla conclusione che già questa mattina, in maniera molto appassionata, il Presidente del Tribunale di Genova aveva posto su questo tavolo, e cioè una cooperazione, un coordinamento fra quelli che sono gli attori principali di questo progetto: magistrati, avvocati, cancellieri. Senza questa cooperazione, in particolare per l'avvio del progetto proprio fra le categorie principali, quindi avvocati, magistrati e cancellieri, il progetto è destinato a non avere successo e rimarranno solo poche isole felici sul territorio nazionale, laddove invece il progetto ambizioso punta ad avere una rilevanza nazionale. Si è parlato di replicare i casi virtuosi come il Tribunale di Milano, che questa mattina ancora una volta è stato citato, ma anche per l'appunto il Tribunale di Genova, dove già sono informatizzati i decreti ingiuntivi e le notifiche da parte della Cancelleria, che questo ha portato ad un notevole risparmio di tempi e di costi. Si è parlato della possibilità e della necessità di mettere intorno al tavolo, attraverso la tecnologia, categorie professionali portatrici di interessi diversi. Si è fatto il caso della tutela di un minore, nel quale la ASL deve essere notificata, coinvolta, quindi la piattaforma del processo civile telematico in questo senso può essere il punto di incontro e di connessione dei diversi attori che ruotano attorno al processo civile telematico. Si è posto ancora una volta in evidenza il fatto che con questo progetto il Ministero della Giustizia è al passo con l'Europa, che punta per l'appunto, scusatemi, alla giustizia digitale. Ed inoltre da parte anche del Comune di Genova è stata fatta la richiesta di portare avanti sempre nuove proposte innovative, perché attraverso questa continua, diciamo, scambio anche culturale di proposte, di idee, si può arrivare a raggiungere successi e collaborazioni sempre più importanti. Sì, Sandro Gambelli. E noi abbiamo parlato degli open data e la gestione delle emergenze sul territorio. Una volta di più abbiamo capito che la disponibilità e l'accessibilità di dati, sia detenuti dalla pubblica amministrazione, ma dati open data, sia di tipo, diciamo, un po' più statico o un po' più dinamico, intendendo in questo anche i cittadini, diciamo, come sensori sul territorio in grado di riportare fatti e eventi, diciamo, è una base per poter migliorare sempre di più questo tema che abbiamo vissuto sulle nostre spalle qui a Genova nei mesi scorsi. E questo tema apre ovviamente ancora di più la discussione già intrapresa sul fatto che i dati detenuti dai tanti enti che hanno competenze in protezione civile devono in qualche modo riuscire a condividere e a mettere assieme. Abbiamo scoperto che ci sono, quindi, allargare la comunità, diciamo, di chi detiene le informazioni, quindi sugli open data di altre amministrazioni, dei cittadini, ci può consentire anche di avere una risposta anche più veloce ed efficace nella gestione delle emergenze, però a condizione che questi dati vengano in qualche modo validati e certificati. Questo non dobbiamo, ecco, dimenticare poi chi ha delle responsabilità, diciamo, di attuare misure di protezione civile, deve basarsi su dati che siano affidabili. Abbiamo anche scoperto che in qualche amministrazione, la Regione Piemonte, l'Emilia Romagna, hanno già cominciato a liberare i loro dati, e si è anche scoperto che liberare i dati costa meno piuttosto che venderli, per assurdo, ma insomma è stato diciamo, riportato anche questo dato che mi sembra importante. Sto scorrendo, ecco, le ultime impressioni. Si è parlato quindi, io ci ho colto come
diciamo, responsabile della protezione civile qua a Genova, un'ulteriore libertà nel poter discutere chiaramente senza tanti sotterfugi sui dati disponibili, e che spesso sono dati per noi che identificano degli elementi di rischio sul territorio. Non è sempre stato così nella storia di questo Paese, nella storia della protezione civile. Quindi poter anche rendere pubblico che determinati territori presentano dei livelli di pericolosità e quindi inducono del rischio sulla cittadinanza che lì risiede, è un fatto, può sembrare banale, ma oggi non lo è più. E questo ci deve portare ad avere sempre una maggiore informazione verso i nostri concittadini, e proprio di questi giorni abbiamo aggiornato le norme di autocomportamento sulla città di Genova, e dall'altro si sta anche lavorando proprio su questo settore, anche a monitorare il territorio con una serie di sensoristica e una serie di allarmi che ci consentano sempre più, utilizzando appunto tutti questi dati disponibili, di dare delle informazioni in tempo reale ai nostri concittadini in modo tale da limitare al massimo i rischi. E questo è un po' il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi. Grazie.